Direttore, l'ortopedia, un'eccellenza della provincia di Caserta, ma un'eccellenza dell'ospedale di Caserta. Allora, ci dice come siamo messi? Allora, siamo messi che come ortopedia pubblica, perché qui è la vera questione, siamo obbligati, vincolati a determinati obiettivi e a dare determinate prestazioni. Faccio un esempio, obiettivo dell'ASL, obiettivo dell'azienda è per esempio il collo femore sugli ultra 65 anni da intervenire in 48 ore. A volte pur di raggiungere questo obiettivo si perde quella che è la volontà di voler perseguire altre specialità. Faccio un esempio, la chirurgia del ginocchio piuttosto che la chirurgia della spalla piuttosto che un'eventuale chirurgia ortopedica ricostruttiva. Questo è uno dei vincoli, che poi siamo un'eccellenza su quello che ci viene chiesto è fuori di dubbio. Dobbiamo però combattere insieme all'ASL quello che è il fenomeno della mobilità passiva, perché la regione Campania, soprattutto sull'ortopedia e anche quella che è la provincia di Caserta, soffrono di questa, voglio dire, migrazione in questo settore verso altre regioni. Con il collega, il dottor Blasotti, stiamo già avendo determinati incontri proprio per una strategia comune e a garanzia di un'integrazione ospedale-territorio abbiamo preso come punto di, come argomento proprio questo dell'ortopedia, e stiamo ponendo dei rimedi e delle linee comuni di intervento. Quindi lavorare insieme, come del resto ha sottolineato anche il presidente Blasotti. Sì, questa è una provincia che ha la fortuna di avere due direttori generali che collaborano, colloquiano tra loro e hanno instaurato rapporti di collaborazione non solo per quanto riguarda l'ortopedia, che siamo partiti da poco, ma anche per quanto riguarda altre specialità. Faccio un esempio, c'è una collaborazione sulla neurochirurgia con il teleconsulto, abbiamo una collaborazione sul pronto soccorso, abbiamo una collaborazione reciproca su varie branche.